radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio San Nicola di Bari, da dove vi parla Giuseppe Visantis, grazie all'assistenza tecnica di Giuseppe Alizzi. Si chiude la seconda giornata del campionato di Serie B e in virtù dei risultati della domenica diventa questo il match di cartello, perché nessuna delle due squadre ha raggiunto i 6 punti, nessuna delle squadre impegnate tra ieri e oggi ha raggiunto i 6 punti. C'è la possibilità per il Latina, che deve recuperare la partita con il Vicenza della prima giornata, ma una delle due squadre che si affrontano questa sera, Bari e Perugia, squadre di grandi ambizioni e grandi tradizioni, vincendo si porterebbe da sola al comando della classifica. E allora le squadre sono appena entrate in campo. Bari risponde con 25.000 spettatori in una serata di fine estate, è stata una giornata calda, terreno di gioco dove pochi giorni fa l'Italia di Antonio Conte ha debuttato contro l'Olanda in condizioni comunque buone, circa 150 i sostenitori arrivati da Perugia, squadra neopromossa ma come detto con grandi ambizioni. Il Perugia ha debuttato nella prima assoluta di questo campionato di Serie B 2014-2015 battendo al Renato Curi il Bologna per 2-1. Adesso balliamo anche noi sul Sigaro, l'altissima nostra postazione, perché saltano tutti alla San Nicola e trema anche la nostra cabina. Accanto a me in postazione ed è al debutto in radiocronaca dai microfoni di Radio Rai, Emiliano Cirillo. Buon lavoro e in bocca al lupo a te, Emiliano. Grazie, Cirillo. Grazie Giuseppe, crepi il lupo naturalmente. Buonasera a tutti i radioascoltatori. C'è la Perugia che scende con Crescenzi, che recupera un pallone, entra in area di rigore, Crescenzi lo rimette al centro, testa e prodezza di Donnarumma su un colpo di testa ravvicinato. De Luca di prima per Caputo capisce tutto ed esce palla al piede Giacomazzi, che sta facendo il centrale difensivo, difesa davvero di grande esperienza con anche Comotto e con un giovane interessante come Goldanica. Ma attenzione al Perugia in area di rigore, rete, vantaggio del Perugia che si porta in gol con Falcinelli, che questa volta non fallisce. Difesa del Bari che rimane immobile, scatta sul filo del fuorigioco, Falcinelli segna anche lui, esulta, lo abbiamo già visto in Serie B in questa giornata in occasione del gol dell'Avellinese. Castaldo si mette la pallone sotto la maglietta, mima il segno del ciuccio, evidentemente buone notizie in arrivo per la sua famiglia. C'è Falcinelli che scavalca il portiere Donnarumma e segna su un pallone filtrante proprio di Verre. Gol di Falcinelli, secondo gol in 2 partite per il perugino puro sangue Falcinelli. Bari 0, Perugia 1, Emiliano Cirillo. Bellissimo, direi meritato. Meritatissimo questo gol, ma direi il lavoro fatto da Rabusic che ha liberato per Falcinelli, che ha saltato in velocità il portiere Donnarumma e ha infilato. La difesa del Bari in modalità stand by nell'occasione si è fatta sorprendere. 1-0 per il Perugia, vantaggio meritato della squadra di Camplone. Vedremo adesso come saprà reagire il Bari. Sbaglia tutto il Bari, Perugia che ha l'opportunità per raddoppiare ma è indeciso e impreciso nella conclusione. Ancora Fazzi che attende troppo e sul tiro c'è la deviazione in calcio d'angolo da parte di Ligi. Ancora Ligi all'altezza della linea centrale del campo, lo scambio è con Donati di prima intenzione per Defendi di prima, il pallone filtrante si mette in movimento, De Luca, la conclusione, la parata di Provedel, pallone che rimane lì, occasionissima per il Bari, la più ghiotta di tutti è Galano, anzi, che è andato alla conclusione, non De Luca. Galano si è trovato bravissimo a inserirsi su un primo movimento sbagliato della difesa perugina, anche un po' sfortunata la difesa umbra sul rimpallo. Galano si è accentrato, bravissimo Provedel a respingere, poi fortunato nel ritrovarsi il pallone tra le mani dopo un rimpallo, occasionissima per il Bari, bravo Provedel. Ma intanto c'è Crescenzi del Perugia che spinge sulla sinistra, Crescenzi si accentra di prima, l'autore del gol Falcinelli, ancora la conclusione da fuori da parte di Fazzi con il pallone che termina altissimo sopra la traversa, ma palla a terra. Questo Perugia ha una intesa che davvero mostra la mano dell'allenatore Andrea Camplone. Gioca a memoria direi il Perugia, 3-4 passaggi e poi subito la conclusione immediata, ha rischiato ancora la difesa del Bari. Intanto c'è una conclusione da parte del Bari con Caputo e la prodezza di Provedel, bravo questo portiere. Ricordavi tu Emiliano Cirillo che è titolare della nazionale under 20, beh insomma sembra meritarselo perché è un portiere nonostante la sua giovanissima età molto dotato fisicamente e tecnicamente, ma c'è un angolo in favore del Bari che si porta avanti nel conto dei corner 3-2 mentre il punteggio vede la Perugia avanti sul Bari per una rete a zero. Arretrato questo angolo, vanno a vuoto tutti, recupera Rossini, tiro e palla che esce di pochissimo, vicinissimo
bellissimo il gol del pari, addirittura il Shaudone, e quindi primo pallone toccato da Shaudone poteva far venire giù il San Nicola, perché ha stoppato al volo, ha tirato, è stato sfortunato perché il giro è arrivato proprio un centimetro prima della linea di porta. Attenzione, c'è un rosso, vediamo che i baresi protestano. Caputo, che già era stato beccato dall'arbitro per un battibecco con gol d'Aniga, io ho visto il rosso diretto. C'è un rosso diretto. E infatti ti ricordi quando parlavamo di quel battibecco con gol d'Aniga, no, abbiamo detto non c'è il giallo, siccome ho visto il rosso diretto si vede che l'arbitro a un certo punto, visto che lo ha rifatto Caputo, mi sembra che sia lui il giocatore che è stato allontanato, perché c'è stato probabilmente una gomitata, palla lontana, ma l'arbitro lo ha estratto un po' tardi questo cartellino. Vediamo il giocatore che è entrato in azione, proprio Caputo, forse ha visto una gomitata sul gol d'Aniga, si stavano beccando dal primo tempo e forse si vede che l'arbitro, il signor Pasqua di Tivoli, se l'era legata al dito. Fuori, rosso diretto, confermiamo per il capitano Caputo. È proprio così, adesso il Bari sarà costretto a giocare in 10 uomini questi 35 minuti che ci separano dalla fine della partita. Dunque fuori Ciccio Caputo, che era ritornato dopo un anno di squalifica per il calcio scommesse, era ritornato alla grande sabato scorso segnando il gol a Chiavari contro l'Entella. Ma è una Perugia che adesso ha tanti spazi, se vuole la Perugia può sferrare il colpo del KO, altrimenti rischia, perché se il Bari trova un'azione pericolosa potrebbe caricarsi anche con l'uomo in meno e mettere in difficoltà il Perugia. Una Perugia che comunque ci sembra abbia mantenuto la calma e la gestione della partita. Sta giocando davvero bene questo Perugia, tatticamente perfetto, non sta sbagliando nulla la squadra di Camplone, gestisce la partita a centrocampo, scatta in avanti con delle proiezioni offensive di Crescenzi. Meglio di così, caro Giuseppe? Sicuramente sì, complimenti vanno al tecnico Camplone, Andrea Camplone, tecnico della promozione del Perugia, una regola non scritta nel calcio, il tecnico della promozione va sempre confermato. E poi la tocca all'indietro per gol d'Aniga, bravo gol d'Aniga a mantenere la calma e a rilanciare in avanti, e qui c'è un altro fallaccio, attenzione, stanno saltando i nervi ai giocatori del Bari e qui c'è il fallaccio da parte di Defendi, che era già ammonito. Bari in 9 uomini. Sì, è davvero incredibile questo fallo di Defendi, che poteva assolutamente evitare. Parliamo di giocatori esperti, Caputo, certo, e Defendi, davvero certo, stranissimo. Defendi è stato il capitano del Bari l'anno scorso, è stato un trascinatore, un modello in campo e fuori dal campo. Sono saltati i nervi ai giocatori del Bari, evidentemente quella espulsione lì di Caputo. Adesso c'è anche un gestaccio di Defendi all'indirizzo dell'arbitro, il giocatore del Bari ha guadagnato gli spogliatoi. Bari in 9. In 9, e tra l'altro facevi notare tu del capitano dell'anno scorso, perché sono stati espulsi capitano e vice capitano, insomma dovrebbero essere quelli che dovrebbero dare l'esempio, e invece espulsi addirittura gestaggio, quindi se qualcuno della terna arbitrale ha visto, della quaterna arbitrale, e allora il giudice sportivo potrebbe avere mano pesante nelle decisioni, tanto su Caputo quanto su Defendi. Certo, se si comincia così a inizio stagione vuol dire che forse qui a Bari c'è tanta carica, tanta voglia di tornare, forse in campo i giocatori lo stanno facendo vedere nel modo peggiore, perché insomma troppo nervosismo. Già qualcosa di simile si era visto nella partita di Coppa Italia qui al San Nicola con l'Avellino. Il tocco a sinistra per Crescenzi, allarga il sinistro Crescenzi, effetto e la cross, colpo di testa all'indietro, arriva Del Prete che esplode, un tiro che va ad abbassarsi all'ultimo momento e va a lambire il palo. Sarebbe stato tecnicamente un gran gol di un giocatore come Del Prete, che fa dell'agonismo la sua dote migliore, non proprio la tecnica. Comunque c'è il cambio, lo commentiamo, nella Perugia entra in campo con la maglia numero 11 Aires ed esce con la maglia numero 26 Rabusic, che ha il merito di aver fatto l'assist per il gol di Falcinelli, che per ora decide la partita. Però vediamo adesso questa discesa della Perugia, entra in area di rigore, resiste una carica e la tiro, ancora la palla di Donnarumma, porta vuota, non riesce ancora a chiuderla, e la Perugia, disperazione sulla panchina umbra e anche nel gruppo dei 150 sostenitori perugini che stanno seguendo la partita lì vicino. Azione proprio di Aires, il nuovo entrato, che poi è entrato verso il fondo sul tiro, ancora Donnarumma la risposta, ma è ancora Perugia, conclusione da fuori alta sopra la traversa. Perugia che sta veramente mettendo in campo, è proprio Fossati che ha tirato, quindi azioni dei due nuovi entrati, prima Aires, respinta di Donnarumma, mischia in aria con nessuno tra Falcinelli e Fazzi in grado di mettere il pallone in fondo al sacco, poi questa conclusione alta da parte di Fossati, tiene un po' troppo il pallone Taddei, qua rischia pure lui, poi il tocco è per gol d'Aniga, Giacomazzi è pressato, però l'uruguaggio c'ha una calma olimpica e riesce a passare in mezzo a due uomini e a servire ancora in profondità per Fossati, si mette in movimento Fossati,
Fossati, il tocco è per Fazzi, Fazzi litiga un po' con il pallone, poi ancora Fossati, Fossati posizione centrale, l'apertura sulla destra per la discesa da parte del Prete che entra in area di rigore, palla sul sinistro, tira a girare rete del Prete, ci aveva già provato nel secondo tempo, palla di poco al lato, segna adesso al 31esimo minuto il gol dello 0-2. Avevamo detto del Prete tanto agonismo, tanta corsa, ma non buona tecnica, questo tiro ci smentisce perché è un gran bel gol quello di Lorenzo. Dobbiamo ricrederci su del Prete, gran gol, ha preso palla, è entrato in area, ha saltato un avversario e ha tirato un sinistro micidiale, imparabile per il portiere Donnarumma. Beh, a questo punto partita finita, 2-0 per il Perugia, Bari sotto di due reti con due uomini in meno, il Perugia che sta passeggiando sul manto erboso del San Nicola, continuano a sostenere la squadra i tifosi del Bari, ma adesso diventa ancora più difficile ricercare di raggiungere il pareggio per la squadra barese. Ed eccolo il triplice fischio dell'arbitro. Nel posticipo della seconda giornata del campionato di Serie B, a Bari il Perugia ha battuto il Bari per 2-0. Il commento di Emiliano Cirillo. Vittoria ineccepibile del Perugia che vince 2-0, un gol per tempo. Prima Falcinelli nel primo tempo, nella ripresa gran tiro di del Prete. Vittoria dunque importante che proietta il Perugia in testa alla classifica dopo due giornate di campionato. Il Bari ha giocato male, soprattutto la ripresa, ha patito la doppia espulsione di Caputo e Defendi, ma questa sera qualcosa nella squadra di Mangia non ha funzionato, molti blackout in difesa, un centrocampo che ha fatto poco movimento, il Bari che ha vissuto soltanto sulle scorribande offensive di De Luca Galano.